Allora, signori, benvenuti. Abbiamo come sempre fatto il quarto d'ora accademico. La conferenza odierna è del professor Don Romolo Illuminati. Ci parlerà il cardinale Filippo De Angelis, arcivescovo di Fermo 1842-1877, nel Risorgimento alla luce di documenti inediti. È stata la sua tesi di laurea. Abbiamo messo nelle vostre postazioni un piccolo abstract che potete portare via e per seguire meglio la conferenza. Ci sono anche delle immagini che stanno scorrendo, immagini del cardinale e della città di Fermo in generale. Il primo appuntamento è stato il 16, tre giorni fa, abbiamo debuttato a Civitanova Alta e per presentare il relatore odierno lascio la parola alla persona che lo conosce meglio, cioè al mio collega che organizza con me queste manifestazioni, altri risorgimenti, e cioè il professor Raimondo Giustozzi. Don Romolo Illuminati, che cosa leggo? Che consegue il diploma in biblioteconomia presso la Biblioteca Vaticana nel 1960, viene ordinato presbitero nella cattedrale di Fermo da Monsignor Norberto Perini nel 1958, poi consegue il diploma di biblioteconomia appunto nella Biblioteca Vaticana e il dottorato in storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma nel 67 con una tesi sul cardinal Filippo De Angelis, eminente figura nella storia del Risorgimento italiano. Consegue infine nell'Università Statale di Macerata la laurea in filosofia e storia nell'anno accademico 74-75 e ricordavo proprio a Don Romolo come lui si laureava al mattino su, mi pare, la tesi del cardinal Filippo De Angelis, io mi laureavo nel pomeriggio della stessa giornata su una tesi del Romolo Murri, l'opera dei congressi, la prima democrazia cristiana storica, tant'è che quando l'Alvise Manni mi aveva accennato a questa serie di conferenze mi era quasi venuta l'idea di rimettermi a studiare ciò che avevo. Poi invece ho pensato di lasciare perché sono tanto impegnato nella scuola per fare tante altre cose. Ritornando a parlare di Don Romolo, nel 61 inizia a insegnare storia civile al liceo del seminario arcivescovile di Fermo, contemporaneamente poi ricopre la cattedra di storia della Chiesa, patrologia, metodologia presso l'Istituto Teologico di Fermo e dal 79 anche presso l'Istituto Teologico di Fano e Ancona. Venerdì proprio mi diceva, nell'ambito di una chiacchierata che avevamo fatto, come in tutti questi anni ha dovuto studiare, ha dovuto prepararsi, per cui ha sacrificato un poco quello che lui merita, cioè la pubblicazione di questa tesi di laurea, no? Mi accennavi questo. Forse sarà l'occasione per poter rilanciare qualcosa. Poi nel 79... Inoltre, appena tornato da Roma, gli viene affidato l'incarico di insegnante di religione al liceo statale Annibal Caro di Fermo e inizia poi a collaborare con i parroci di Porto Sant'Elpidio. So per un altro amico comune, Rosati Lorenzo, professore di latino e greco all'Annibal Caro di Fermo, che mi parlava di Don Romolo come l'amico dei ragazzi, per cui è davvero una persona squisita da tutti i punti di vista. Ecco, a me bastava soltanto presentare e poi sentiamo ciò che ha da dirci su questa figura. Grazie. Allora, dopo questa commossa e affettuosissima presentazione chiamiamo in causa Don Romolo. Innanzitutto lo posso tranquillizzare, ho come annunciato pubblicamente l'altra volta, Don Lamberto Pigini, famoso personaggio della nostra, ecco, bisogna parlare sul microfono e togliamo questa bottiglia. Dicevo, Don Lamberto Pigini si è interessato alle nostre conferenze, almeno lui, e no, anche il Ministero naturalmente, e ci ha garantito la stampa degli atti. Quindi, non dico tutta la sua tesi, però una parte, grazie a questa relazione, finalmente vedrà la luce e potrà essere usufruita anche da altre persone. La raccomandazione che del nostro tecnico, che ringraziamo, tutti i soci del centro studi che ci aiutano, quindi Franco Di Costanto e quindi Sergio Fucchi, è di parlare nel microfono, se no noi non potremo registrare l'avvenimento, anche perché vi ricordo, noi siamo presenti come centro studi a Carta Canta con tre distinti appuntamenti. Il primo, il giorno dell'inaugurazione, è
nello spazio Risorgimento, riproporre la conferenza dell'altra volta del professor Martucci e la sua conferenza. Quindi a tutti quelli che andranno a Carta Canta verrà riproposto a ciclo continuo, prima quella di Martucci, poi la sua, e poi si inizia, insomma, tutti quelli che vogliono la potranno... In teoria poi alla fine degli 8 incontri potremo fare un CD che verrà distribuito su richiesta alle scuole. Allora iniziamo con altri sorgimenti sul cardinale Filippo De Angelis. Grazie. Ringrazio i organizzatori di questi incontri. Specialmente Raimondo, che è mio amico da tanti anni. Questa presentazione molto generosa, non vorrei che poi deludesse, perché non è che sono a livelli enormi, siamo a livelli di insegnanti che hanno studiato queste cose e che cercano di offrire le ricerche, i frutti delle proprie ricerche, in modo particolare nel senso di storia locale. Saluto tutti i presenti e ringrazio tutti anticipatamente per l'attenzione che vorrete mettere. Vi chiedo scusa perché devo tenere il coso in mano, mentre io avrei bisogno di avere le mani libere, che devo usare anche per alcuni documenti, leggerli. Allora. Magari. Perché libere nel senso che devo utilizzare un po' anche... Qualche documento, sì. Si sente comunque, sì, qui così vicino. Allora, già sapete di cosa dobbiamo parlare, come ne parliamo, cosa ci proponiamo, per limitare proprio l'argomento. Avete sentito che parliamo del Cardinal De Angelis, che è stato arcivescovo di Fermo dal 1842 al 1877, 35 anni, il più lungo episcopato di tutta quanta la sede fermana. Ed è vissuto proprio nel periodo più caldo dei fatti del Risorgimento. Capite, 42-77. Come ne parliamo? Ne parliamo con il metodo strettamente storico-critico, cioè alla luce dei documenti maggiormente, in maggioranza, inediti. Sono ancora negli archivi, non sono pubblicati e non sono stati studiati. Cosa ci proponiamo? Ecco il limite. Non parlo del Cardinal De Angelis in maniera esauriente, ci vorrebbe più di una conversazione. La limito soltanto a togliere l'ostacolo principale, quella che io chiamerò la leggenda nera del Cardinal De Angelis a Fermo, cioè togliere gli ostacoli delle accuse false, infamanti, che gli sono state scaricate addosso e che sono completamente infondate e che sono frutto di ideologie politiche di quel tempo. Quindi il limite. Non parlo di De Angelis, magari adesso un primo punto, sì, richiamerò qualche nota biografica per far capire di chi stiamo parlando, insomma, almeno fino a quando è venuto a Fermo. E poi dopo entriamo proprio nella seconda parte. Però vorrei fare un'osservazione preliminare di carattere storico. Nella costruzione storica delle vicende più contrastate, tra cui quelle del Risorgimento, anche se non solo, spesso la dialettica dei vincitori e vinti, tra i vincitori e vinti, rischia di seppellire le ragioni dei vinti. Si parla solo delle ragioni dei vincitori. Quelle dei vinti però riemergono continuamente e riemergono di volta in volta sempre più forti. È un fatto questo, eh? E rischiano anche esse di compromettere la memoria più sentita e più celebrata. Come spiegare altrimenti il fatto che questo saggio, uscito recentissimamente, di Pino Aprile, I Terroni, è al primo posto, se forse qualche volta al secondo, di tutti gli acquisti di libri nelle librerie?
E di che si tratta? Questo saggio mette sotto accusa il modo con cui l'Italia è stata fatta e descrive il meridione come una vittima di sopraffazioni, massacri, stragi, campi di concentramento, tutti documentati, Altro che epoca risorgimentale, si direbbe. Nel Mezzogiorno osannano questo Pino Aprile come il vendicatore di una memoria calpestata. Mi chiedo e vi chiedo, ma non dovrebbe essere ora, non dovrebbe essere superata la contraddizione tra l'orgoglio per la nostra identità nazionale e il coraggio di affrontare la nostra storia in spirito di verità? Questo mi pare il senso di queste conferenze per commemorare i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'altro risorgimento, direi piuttosto il risorgimento da parte dei vinti, perché un altro risorgimento non c'è stato e non c'è storicamente. Invece il risorgimento da parte dei vinti va costruito, che non è stato costruito. Da parte dei vincitori, sì, da parte dei vinti, molto poco. E il Cardinal De Angelis è certamente la parte dei vinti nel problema storico dell'Unità d'Italia. Il fatto che sia dalla parte dei vinti non deve impedire il riscatto della sua figura dalle accuse, ripeto, false e infamanti, che gli sono state scagliate addosso e, come vedremo, sono ripetute continuamente fino ad oggi. Quindi perché, quando fu proclamato il Regno d'Italia il 17 marzo 1861, il Cardinal De Angelis si trovava già a Torino, dove era stato deportato in seguito all'arresto avvenuto a Fermo il 28 settembre 1860 per ordine del generale Fanti, che si trovava nelle Marche con l'esercito piemontese? Perché fu portato in esilio? Prima ancora che fosse proclamata l'Unità d'Italia. Perché prima ancora, al tempo della Repubblica Romana, che fu proclamata il 9 febbraio 1849 sotto la direzione del triunvirato di Armellini, Saffi e Marzini, il cardinale fu arrestato l'11 di marzo 49, condotto nel forte di Ancona per ordine di Aurelio Saffi. La tesi ricorrente nella storiografia anticlericale, raccolta da Giuseppe Leti, che scrisse Fermo e il Cardinal De Angelis nel 1902, vedremo qual è il contesto, è che è stata riproposta questa tesi acriticamente nel volume più recente di vari autori, nella Storia Fermana, che uscì a Padova nel 1971. Questa tesi ricorrente stigmatizza il Cardinal De Angelis come un violento reazionario, organizzatore di bande di brigandaggio, fino a definirlo una tigre sidibonda di sangue. Sto citando la Gazzetta del Popolo del 12 aprile 1861. Una tigre sidibonda di sangue. Ecco dove io intervengo, perché la ricerca archivistica che io feci per la mia tesi ci permette di superare questi pregiudizi polemici e passionali di altri tempi e di offrire un contributo di revisione critica e di giudizio sereno sui fatti accaduti in quel tempo. Quindi vi dicevo, distinguiamo due punti. Un primo punto in cui richiamerò alcune brevi note biografiche del Cardinal De Angelis. Ma poi un secondo punto, il principale, il problema storiografico sul Cardinal De Angelis a Fermo, che appunto mi permetto di qualificare come la leggenda nera del Cardinal De Angelis a Fermo. Alcuni brevi cenni biografici del Cardinal De Angelis, molto, molto velocemente.
Quando il cardinale De Angelis fu nominato vescovo di Fermo, era già una figura di primo piano nella gerarchia ecclesiastica dell'Ottocento. La sua personalità godeva a Roma di molta autorevolezza, tanto che molti lo ritenevano papabile nel periodo di Pio IX. Rimase sempre eminente rappresentante della corrente intransigente nel campo della politica ecclesiastica, seguita dalla stragrande maggioranza del mondo cattolico di allora. A Fermo i suoi 35 anni di episcopate lo coinvolsero personalmente nei momenti più caldi del Risorgimento come nessun altro nelle Marche. Quando seppe della sua nomina per Fermo, cercò all'inizio di dissuadere il Papa Gregorio XVI da questa scelta, ma la risposta fu quanto mai decisa. Gli comunicava l'uditore di santità, di sua santità: il Papa non ha punto esitato a manifestarmi essere sua volontà che l'eminenza vostra si accetti l'arcivescovato di Fermo. Mi ha aggiunto ancora, ed è penso questa la prima espressione nota usata, che vostra eminenza sarà l'angelo pacificatore. Non risulta che prima della venuta di De Angelis a Fermo si fossero verificati in diocesi gravi disordini politici. Invece, nella disciplina ecclesiastica e nella vita morale e religiosa, la diocesi di Fermo lasciava molto a desiderare. Durante il lungo episcopato del cardinal Cesare Brancadoro, 1803-1837, la situazione del clero, del popolo, si era deteriorata notevolmente, specie negli ultimi anni, per cui il suo successore, cardinal Gabriele Ferretti, 1837-1842, intervenne con forza per stroncare con ogni mezzo qualsiasi abuso circa le norme della disciplina ecclesiastica e della morale cristiana. Ma dopo qualche tempo, di fronte ai contrasti, ai dissidi che si erano sviluppati tra il clero, anche a causa del suo carattere duro e impulsivo, decise di abbandonare Fermo. E nottetempo, all'insaputa di tutti, il 7 gennaio 1842 partì, e non valsero a farlo tornare indietro né l'insistenza del Papa né le lettere spedite a lui da più parti dell'archidiocesi. Questo è il contesto in cui De Angelis si viene a Fermo. Angelo pacificatore. L'elezione alla sede di Fermo del cardinale De Angelis si presentava quindi come il punto di arrivo di una carriera diplomatica, di un impegno pastorale certamente significativi. Era nato ad Ascoli Piceno, 1792, da Vincenzo e Maria Alvitreti, discendente di una famiglia di nobili origini. Dopo aver compiuto gli studi presso il seminario della città natale, era stato ordinato sacerdote nel 1815. A Roma proseguì gli studi e conseguì la laurea in diritto canonico e in diritto civile nel 1818, in filosofia e in teologia nel 1819. Leone XII lo consacrò vescovo nel 1823, lo nominò amministratore apostolico a Forlì, e l'attività di De Angelis in Romagna fu indubbiamente apprezzata a Roma, dato che nel 1830 Pio VIII lo nominava arcivescovo di Cartagine e lo inviava nunzio pontificio in Svizzera. E in Svizzera in quel tempo la diffusione dello spirito liberale aveva provocato una serie di gravi tensioni politico-ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità locali. Le tendenze giuseppiniste, gli orientamenti riformatori dei cattolici liberali favorivano l'aspirazione a una chiesa nazionale, autonoma da Roma, direttamente controllata dallo Stato. De Angelis rimase in Svizzera 9 anni, sempre in stretto contatto con il segretario di Stato di quel tempo, cardinal Bernetti, e fu costretto ad assistere all'aggravarsi delle tensioni con Roma, per cui il suo orientamento moderato nell'annunziatura, che è dimostrato dalle missive che lui ha inviato in segreteria di Stato in quel periodo, non sono riuscite a togliere la responsabilità del nunzio davanti ai liberali. E lì cominciarono già le accuse contro De Angelis.
L'esperienza diplomatica in Svizzera consentì al De Angelis di entrare in diretto rapporto con un ambiente in cui la tradizione protestante e i nuovi orientamenti liberali mettevano radicalmente in discussione gli equilibri politico-religiosi che la Restaurazione aveva faticosamente cercato di riproporre in Europa e che Roma riconosceva come l'unico percorso praticabile per arginare la diffusione dello spirito rivoluzionario. De Angelis, fedele servitore, interprete dell'intransigentismo romano, era ormai un prelato maturo nella lotta contro lo spirito moderno, che gli considerava compito principale della Chiesa del suo tempo. L'elezione alla sede di Montefiascone Corneto, avvenuta nel 1939, la nomina cardinalizia, venivano a confermare la stima di Gregorio XVI nei suoi confronti. Le lettere inedite di Pio IX che abbiamo e non sono ancora studiate, e del suo segretario di Stato Antonelli, al Cardinale De Angelis, inedite, manifestano chiaramente la grande considerazione e stima che riscuoteva al centro del governo della Chiesa. Fu chiamato a far parte della commissione governativa a Roma per la restaurazione del governo pontificio dopo la Repubblica Romana, ma non ci andò. Rifiutò la legazione di Ferrara e la sede apostolica di Bologna, nonostante che Pio IX premesse per questo, e lo supplicasse a accettare, parole di Pio IX, una così onorevole e importante missione. Accettò la dignità di camerlengo della Santa Romana Chiesa solo perché gli fu concessa l'eccezione di rimanere a fermo. Raggiunse il suo più alto grado di responsabilità quando fu nominato alla presidenza del Concilio Vaticano I. Tutto materiale ancora da studiare. Passiamo al secondo punto, più specifico, quello che direi è proprio l'argomento di questa sera. Questa leggenda nera del Cardinale De Angelis a Fermo. E partirei proprio dalla lapide che ci avete, mi pare, proiettata. Non so se è proiettata. Una lapide che si può leggere ancora oggi, che è appesa sulla facciata del palazzo che oggi ospita gli uffici del comune di Fermo, che però è il palazzo della ex sottoprefettura e già palazzo della delegazione pontificia, piazza di Fermo, la biblioteca da una parte e questo palazzo la parte opposta. Cosa dice questa lapide? Giuseppe Casellini, Ignazio Rosettani, Enrico Venezia, cittadini liberali di Fermo, il giorno 23 maggio 1855, per iniqua sentenza del Tribunale Supremo Pontificio, sotto l'imputazione di omicidio, furono decapitati, mentre tutto li dimostra innocenti. A riabilitarne nome e onore, i concittadini risorti a libertà, questa lapide posero il 25 maggio 1902. La lapide si riferisce al famoso processo contro 5 individui, 3 quelli della lapide, più altri 2, un certo Filippo Testori e Giovanni Battista Smerilli, che furono ritenuti colpevoli dell'assassinio del canonico Michele Corsi, avvenuta il 28 febbraio 1849 durante la Repubblica Romana, e furono condannati a morte dal Supremo Tribunale della Sacra Consulta di Roma il 22 dicembre 1854, secondo il codice penale di quel tempo. Io avevo deciso di fare la tesi su questo processo e mi sono interessato moltissimo per trovare gli atti di questo processo, come se ne erano interessati anche storici precedenti. Ma, nonostante tutti gli sforzi di ricerca, a Fermo, in tutti gli archivi e anche a Roma, questi atti non si riesce a trovarli. E si tratta di molti faldoni, più di 20 faldoni, che non possono essere scomparsi così facilmente. Non si trovano. Abbiamo soltanto nell'archivio arcivescovile di Fermo il ristretto di questo processo e l'appendice, quindi poca roba.
ma a noi interessa il fatto che dal 1860 questi tre della lapide furono ritenuti martiri politici e fu attribuita al Cardinale De Angelis la responsabilità della loro morte. Veramente la lapide parla solo di iniqua sentenza del Tribunale Pontificio, ma l'onorevole Berenini nel suo discorso commemorativo dei martiri fermani 1902, come riferisce il giornale La Lotta, periodico socialista di Fermo, il 1 giugno 1902, accusava esplicitamente l'innominabile cardinale che avrebbe potuto disfarsi di quelle belve, così li chiamava lui, accusandoli di essere rivoluzionari, di aver proceduto al suo sacrilego arresto durante la Repubblica Romana. Ma egli non voleva i corpi soltanto, voleva anche le anime, voleva infamare la memoria dopo aver tolto la vita. I suoi odiati nemici non dovevano ascendere alla gloria del Calvario, ma al parco degli assassini. L'onorevole Berenini, facendo questo discorso, dicendo queste parole, non faceva che raccogliere l'accusa di vendetta del Cardinale De Angelis apparsa nel 1860 e ripetuta sempre tale e quale in seguito. Chi è che l'ha pubblicata? L'ha pubblicata Achille Gennarelli nel suo volume I lutti dello Stato Pontificio Romano, dello Stato Romano, Firenze 1860, da pagina 104 seguenti, pubblica una relazione sulla morte di tre innocenti uccisi a Fermo per ordine del governo pontificio, a illustrazione della sentenza della Sacra Consulta del 22 dicembre 1854. Quando ci furono le proteste da Fermo contro questa relazione, che conteneva molte accuse false, Gennarelli rispose, abbiamo i documenti, dicendo che non l'ha scritta lui, gli è arrivata da Fermo. E chi l'ha scritta a Fermo? Lui non lo dice, Gennarelli. Lo dice Luigi Vinci quando pubblicò versi a Giuseppe Casellini, Ignazio Rosettani, Enrico Venezia nel 1902. A un certo momento, a una nota 8, dice esplicitamente che questa relazione fu scritta dal famoso marchese Cesare Trevisani, che vi anticipo è la chiave della leggenda nera del Cardinale De Angelis. In seguito, tutti gli autori non fecero altro che ripetere e amplificare queste stesse accuse, sempre le stesse. Io non vi posso leggere adesso i testi, ma se andate a leggere Curicol Vanni, Fermo dal 1849 al 1860, nelle pagine di un contemporaneo, 1893 pubblicate, voi trovate la stessa accusa, tale e quale. Se andate a leggere Gaspare Finali, Le Marche, Ricordanze, 1897, dice le stesse cose, proprio le stesse, tali e quali, ripetute. Se poi andate a leggere Il Numero Unico, che uscì il 20 settembre 1901, trovate stesse cose, che furono raccolte poi da Leti, il volume di Leti che vi ho citato prima, Fermo il Cardinale De Angelis, ripetute ancora da Gogna Matelica, Le Marche nella storia del risorgimento d'Italia, 1848-1870, Macerata 1905, ancora Alessandrini, I fatti politici delle Marche, dal 1 gennaio 49 all'epoca del plebiscito, narrata con i relativi documenti, 1910, dice sempre, voi trovate sempre le stesse frasi e le stesse accuse, senza andare a verificare mai nessun documento. Fino all'ultimo che vi ho citato, perché dopo di questo mi pare che non è stato scritto granché, questi vari autori che hanno pubblicato Storia Fermana in più volumi, nel secondo volume, 1971, si parla e si ripetono le stesse cose. Tutti sono concordi nel ripetere e amplificare queste stesse accuse. Ecco perché io ho voluto fare una ricerca a livello archivistico. E ne ho passati parecchi di archivi.
privati e pubblici, dove ancora ci sono i documenti che non sono stati pubblicati. Io li ho pubblicati qui in questa tesi, alcuni, ma naturalmente molti rimangono ancora nei depositi. Che dire? Il Cardinale De Angelis, lo ripetiamo, era un convinto legittimista intransigente, antiliberale, estremo difensore del potere temporale del Papa. La sua lettera pastorale, affermo, del febbraio 1851, se andate a leggerla, non nasconde i suoi più veri e profondi sentimenti in proposito, che del resto lui aveva più volte ribadito nella sua corrispondenza inedita privata col suo amico Cardinale Amat. Anche qui molta documentazione è inedita. Firmò, insieme alla stragrande maggioranza dell'Episcopato Cattolico, l'indirizzo presentato a Pio IX nel Concistorio del 9 giugno 62 a favore della necessità del potere temporale come garanzia dell'indipendenza del Romano Pontefice e della libertà della Chiesa. Quindi l'eminente autorevolezza della figura del Cardinale De Angelis, che rimaneva in stretto rapporto col segretario di Stato Antonelli, metteva in difficoltà i repubblicani e i liberali di Fermo, perché faceva temere loro la buona riuscita dei loro progetti. E non avevano torto. Infatti le elezioni indette nella Costituente della Repubblica Romana produssero a Fermo un fatto molto spiacevole per i repubblicani, perché su 23.000 abitanti del comune di Fermo soltanto 400 andarono a votare. E su 120.000 abitanti della provincia votarono soltanto 2.000. La dichiarazione della Repubblica Romana il 9 febbraio 49 non ebbe buona accoglienza nelle Marche. Scrive Domenico Spadoni, in 70 anni di patriottismo marchigiano, 1910. Presso il marchigiano Bonsenso non incontrò molto favore la proclamazione della Repubblica Romana, cosa caratteristica questa, degna di nota per lo storico. Tra i contrari e gli astenuti con motivazione, nel voto della notte memoranda dell'8 febbraio, la maggior parte furono marchigiani. Affermo, il popolo rimaneva legato al vecchio regime. Seguiva il clero obbediente al vescovo. I repubblicani, afferma, erano pochi e tra essi si distingueva questo marchese Cesare Trevisani, che rimase sempre il più accanito e più irriducibile avversario del Cardinale De Angelis. Era un poeta, era un letterato, uno scrittore, amico di Aurelio Saffi, suo antico compagno di collegio, conosciuto anche da Mazzini, dall'Armellini, godette piena fiducia del governo della Repubblica Romana. Saffi avrebbe voluto trattenerlo a Roma, ma lui volle rimanere a Fermo, a fianco del presidente della provincia, Francesco Bubani, che gli affidò le comunicazioni più difficili e più compromettenti. L'ordine di arresto del Cardinale De Angelis, spiccato dal ministro dell'Interno Aurelio Saffi il 9 marzo 49, fu eseguito con immediatezza la sera dell'11 marzo 49, mentre Trevisani seguiva la scena dalla loggetta del Palazzo Comunale, nonostante che quella stessa sera al Teatro dell'Aquila fosse rappresentata una sua opera drammatica. Tutte le proteste furono inutili. E quando sembrò che Saffi e Armellini fossero favorevoli alla liberazione del cardinale, Mazzini si oppose decisamente, perché Mazzini l'aveva conosciuto in Svizzera, cardinale De Angelis. Per cui De Angelis rimase nella fortezza di Ancona fino alla fine della Repubblica Romana. Giovanni Battista Gigliucci, che fece parte del governo della Repubblica Romana, poi fu deputato di Fermo al Parlamento di Torino, nelle sue memorie autobiografiche, 1815-1893, manoscritto inedito che si trova nell'archivio comunale di Fermo. Se facessi una parentesi vi direi come si trova nell'archivio comunale di Fermo questo documento, che è privato, era della famiglia.
uno di cui non faccio il nome è andato a studiare e se l'ha portato via e se l'è venduto al comune di Fermo che l'ha comprato, c'è scritto proprio il prezzo, è una vendita di una cosa rubata. Non, lo dico perché avviene spesso questo, eh. Ecco perché a volte gli storici hanno difficoltà a consultare gli archivi, perché non è la prima volta che poi si portano via i documenti, eh. Ecco, c'è bisogno di stare molto attenti. Dice Gigliucci in queste memorie, che sono interessantissime, a un certo momento, tra le iniquità commesse dal governo della Repubblica, di cui lui aveva fatto parte, o da lui direttamente o indirettamente con la sua connivenza, non mancano le sciocchezze, una delle quali fu la traduzione nella fortezza di Ancona del Cardinal De Angelis, arcivescovo di Fermo. La qualifica di sciocchezza, la qualifico di sciocchezza perché se non lo si voleva o poteva processare per atti di ostilità positiva verso il governo che vigeva, e quindi non c'erano questi atti positivi contro il governo che vigeva, v'era pochissimo sugo a farne un martire e ve n'era tanto meno poiché trattavasi di persona l'imprigionamento della quale avrebbe accresciuto la pessima fama che la Repubblica era si già fatta in pochi mesi di vita. Nel processo contro gli autori del suo arresto, il Cardinal De Angelis rifiutò sempre di intervenire come parte lesa. Anzi, chiese ripetutamente al Papa l'assoluzione da ogni pena dei responsabili del suo arresto. Vi faccio sentire quello che il Cardinale Antonelli scriveva al Cardinal De Angelis, che appunto si era rivolto al Papa per avere questa concessione. Scusate. Dice il Cardinal Antonelli a De Angelis rispondendo alla sua richiesta: i sentimenti che Vostra Eminenza mi esprimeva nel pregiato suo foglio del 16 del mese corrente le fanno veramente onore, essendo tutti propri di un padre, di un sacro pastore. Codesta archidiocesi vuol reputarsi ben fortunata nel possedere l'Eminenza vostra e nello sperimentare gli effetti delle pastorali di lei sollecitazioni. Mi sono quindi fatto un dovere di rassegnare al nostro Signore le suppliche che ella porge perché si perdoni agli autori dell'arresto e della traduzione della sua ragguardevole persona nel forte di Ancona. La santità sua non ha potuto non encomiare meco, sì generoso, encomiare meco i di lei sentimenti e apprezzare grandemente questa mediazione. Vuole però che il processo si faccia e si emani la sentenza anche per esempio in vista del grave attentato commesso. Allorquando sarà inflitta dal tribunale la pena corrispondente, la santità sua si riserva di prendere in considerazione i di lei uffici in modo che la giustizia potrà comportare. Ma non solo chiese, quando ci fu la condanna, fu emessa la condanna nel 51, quando la pena fu ridotta a metà, l'insistenza del Cardinal De Angelis per la completa remissione, nonostante il parere contrario del Cardinale Antonelli, ottenne dal Papa il condono di tutta la pena, virgolette, riguardo unicamente agli uffici dell'eminentissimo De Angelis arcivescovo di Fermo, come si legge nella copia autentica dell'atto pontificio conservata nell'archivio storico arcivescovile di Fermo. Ma allora, chi mise in giro la falsa accusa della volontà vendicativa del Cardinal De Angelis con tutti gli annessi e connessi che ne seguirono? Quando il governo pontificio subentrò al governo Sabaudo,
subentrò il governo sabaudo a Fermo, fu eletta il 22 settembre 1960 una giunta provvisoria municipale di cui il presidente era il marchese Cesare Trevisani. Il 28 settembre 1860 il cardinale De Angelis fu di nuovo arrestato, deportato a Torino per ordine del generale Fanti, presso il quale si era recato il marchese Cesare Trevisani. Il proclama che Fanti fece pubblicare con il cardinale De Angelis, dove veniva designato assoldatore dei montagnuoli della provincia ascolana, fu affisso non solo a Fermo, ma in tutte le Marche. A Torino, Cavour e il ministro della giustizia Cassinis, dopo aver ascoltato le proteste del cardinale De Angelis, si convinsero della falsità dell'addebito e dell'inganno in cui era caduto il generale Fanti. Ma Cavour concludeva davanti al cardinale con queste parole: cosa vuole? Ora il generale Fanti accorre a Napoli con moltissimi pensieri. Ancorché sia malfatto, ora ella sta qui e io mi sono affrettato a vederla per dirle che è in piena libertà di andare da questo momento a Roma, in qualsiasi altro paese gli piaccia, ma non a Fermo. A cui il cardinale rispose che la sua residenza era a Fermo e quindi si considerava prigioniero di Stato, secondo una lettera che il cardinale De Angelis poi scrisse al cardinale Antonelli l'8 ottobre 1860. Quando a Fermo si temette che il governo di Torino stesse per lasciare libero il cardinale De Angelis di tornare a Fermo, fu ancora il marchese Cesare Trevisani a istruire il commissario delle Marche, Lorenzo Valerio, sui motivi da portare a Torino contro il ritorno del cardinale De Angelis a Fermo. Due motivi. Il primo era sempre la vendetta del cardinale De Angelis contro gli autori del suo arresto. Ma poi ce n'era un altro, il secondo, ancora più grave. Infinitamente più grave è la seconda causa, che giova riferire a Verbo, dice il cardinale De Angelis in una memoria. In occasione che affermo nel maggio 1855 stava per eseguirsi la sentenza di pena capitale a danno di 5 individui per omicidio di un canonico, uno di essi, dichiarandosi realmente tale con un altro complice, asseriva che 3 degli altri condannati fossero innocenti e, come portato subito l'affare a conoscenza del cardinale Civesco per far sospendere l'esecuzione della sentenza, questi rispondesse: o rei o innocenti, sono liberali, tanto basta, vadano a morte. E fu la sentenza eseguita. Cardinale De Angelis non stava fermo in quel periodo e non gli è mai arrivata una cosa del genere. Chi le scriveva tutte queste cose? Lo state comprendendo? Chi è che fa questo? Sempre questo marchese Cesare Trevisani, da non confondere con il fratello che diventò poi sindaco di Fermo in parecchio tempo, Ignazio, molto più dopo. No, Ignazio non è morto. Nella pubblicazione di Breccia, il marchese Cesare Trevisani, monografia, scritta nel 1918, a pagina 61, leggiamo: qualche giorno prima di morire, 1877, il cardinale De Angelis fece pregare il marchese di recarsi da lui. Il marchese, pur restando commosso, rispose con una scrollatina di spalle. Invece Ignazio, che ebbe un incidente, eccetera, che il cardinale De Angelis andò spesso a trovare, poi molto benevolmente instaurò un rapporto personale abbastanza pacifico con il cardinale De Angelis, a differenza del fratello. Quindi il cardinale De Angelis
certamente era rimasto con Pio IX sempre contrario a qualsiasi tipo di riconciliazione tra Santa Sede e governo italiano, presagendo il peggio e sempre in attesa di sconvolgimenti restaurativi a favore della Chiesa per opera della Divina Provvidenza. Sto citando quello che i documenti dicono. Sì, questa Divina Provvidenza viene invocata in maniera contraria adesso, perché Paolo VI nel 1962, il 10 ottobre, quando fece il famoso discorso in Campidoglio, affermò che la fine del potere temporale della Chiesa è un fatto provvidenziale. Il Cardinal Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani il 24 maggio del 2010, ha detto: mai come in quella stagione, si riferisce naturalmente alla stagione di sorgimento dell'Unità d'Italia, la provvidenza guidò gli eventi. Io sono più sulla linea di Luigi Sturzo, che dice: per l'unificazione italiana fu commesso anche molto male, ma malgrado tutto alla fine fu un bene. Concludo con le vicende della lapide da cui siamo partiti. Le vicende di questa lapide in onore ai cosiddetti martiri fermani, così come risulta dai verbali dei consigli comunali di Fermo che si interessarono di questa faccenda, cioè per la fissione. Cosa avvenne? Guardate, richiamo queste vicende che sono significative veramente. Un comitato per i festeggiamenti del 20 settembre 1901 chiese al comune di Fermo il permesso di apporre sulla facciata del palazzo della biblioteca una lapide per rivendicare la memoria di 3 martiri vittime del potere temporale. Un altro comitato, contemporaneamente, di cittadini di Fermo fecero un'analoga richiesta, virgolette, per ricordare continuamente alla pietosa memoria dei cittadini fermani il nome del canonico Corsi, caduto vittima di compri sicari. Questa seconda richiesta fu subito respinta per motivi di opportunità. La prima domanda fu sospesa in attesa che, virgolette, l'innocenza dei 3 cittadini suddetti venga maggiormente provata, documentata, in modo che essa possa rimanere inoppugnata da chiunque. Allora il comitato per i martiri fermani si rivolse al consiglio provinciale di Ascoli Piceno, ottenendo il permesso di appendere la lapide sulla facciata del palazzo della sottoprefettura. Il comune di Fermo si rifiutò l'invito di partecipare alla cerimonia. Intervenne il presidente del comitato centrale di Torino per convincere il consiglio comunale di Fermo a partecipare, ma nel frattempo il prefetto di Ascoli Piceno, col consenso del ministro dell'interno Giolitti, proibì di mandare in esecuzione il permesso concesso dal consiglio provinciale, finché il presidente del Consiglio Centrale di Torino riuscì a convincere il ministro dell'Interno, Giolitti, per la revoca del divieto del prefetto di Ascoli. Alcuni assessori del comune di Fermo rimasero coerentemente contrari perché non se la sentivano di pronunciarsi sulla innocenza dei 3 condannati a morte. La lapide fu apposta sulla facciata del palazzo della sottoprefettura il 25 maggio 1902 e lì è rimasta fino ad oggi. Io concludo in maniera definitiva facendovi ascoltare i commenti di 2 giornali di quel tempo di questo fatto, precisamente La Patria di Ancona e La Voce delle Marche. Togliete il tono polemico, togliete il linguaggio un po' retorico e mi pare che siano validi queste osservazioni anche oggi.
si dice nel primo giornale, La Patria di Ancona. Noi vorremmo domandare all'onorevole Giolitti se crede di aver provveduto saggiamente all'educazione civile e morale degli italiani con richiamare il decreto del prefetto di Ascoli Piceno che vietava l'apposizione della lapide, concedendo le più ampie facoltà per tale apposizione. Giacché si potrebbe sempre domandare all'onorevole ministro dell'Interno o il Supremo Tribunale della Sacra Consulta si ingannò nella sentenza della pena di morte, e allora fuori le prove giuridiche di tale errore, o non si ingannò, e allora nel codice penale italiano c'è l'articolo 247 che dice: chiunque pubblicamente fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, eccetera, 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 è punito con la detenzione da 3 mesi a 1 anno e con la multa di lire 50, da 50 a 1000. Ci dica qualche cosa, onorevole Giolitti, grati di poter annunziare al pubblico che la moralità venne ancora una volta salvata sotto la vostra oculata amministrazione. La voce delle Marche. Fu l'odio politico, si dice, che fece coinvolgere nella sentenza Casellini, Rosettani, Venezia. Ma l'odio è cieco, cari signori, e non vuol differire l'attuazione dei suoi disegni. Invece i vari tribunali di allora indugiarono lungamente, ci vollero dormire sopra, come si dice, per 6 anni. Il processo è durato 6 anni, di fatto. Misero su ben 22 volumi di centinaia e centinaia di pagine perché si conoscesse chiara la verità e perché non si dicesse da chi aveva tanto d'occhi per osservare anche i nei del governo pontificio, non solo ma non si era fatta giustizia, ma nemmeno che si era agito con leggerezza, sino a che non sarà abbattuto un lavoro così lungo e così serio, sino a che non siano contrapposte prove veramente apprezzabili, la gente onesta non potrà tener conto di un'agitazione che vuole imporsi col chiasso alla coscienza pubblica. La storia non si fa a suon di gran cassa, non si fa con lo scrivere sul marmo gratuitamente mentre tutto li dimostra innocenti. Ci vogliono prove. Basta anche un documento per far ricredere chi cerca la verità. Dateci questo documento e noi saremo i primi a farne tesoro. Sino a che volete convincerci che le grandi dimostrazioni solamente abbiano il diritto di dirvi che si agisce in base a mistificazione, se l'iscrizione avesse chiamata la ormai celebre sentenza non iniqua ma errata, noi avremmo perlomeno avremmo notato la civiltà dell'animo di chi la compose e la provò. Ma lanciare a persone rispettabilissime che già scesero nella tomba e quindi impotenti a difendersi a titolo di iniquità è da animo troppo basso. Scusate la lettura che non è sempre perché non vedo bene. Questo. L'accusa contro De Angelis è falsa, completamente falsa. E da questa accusa sono nate tante altre elementi di leggenda nera su De Angelis che, ripeto, potete leggere in tutti i cosi che vi ho citato, eh? Lo dicono tutti. Mi fermo qui. Un po' sì. Allora, noi ringraziamo il nostro relatore perché è stato preciso, si vede veramente quando c'è la metodologia dello storico. Abbiamo apprezzato che ha portato il libro di attualità. Se visitate il nostro sito, abbiamo anche noi messo un articolo uscito qualche tempo fa sul Corriere della Sera da un editorialista battista che appunto si pone il problema come mai questo libro sia tanto famoso. Abbiamo capito che la storia la scrive chi vince e le ragioni dei vinti, che poi riecheggia il titolo Il sangue dei vinti, scritto su un altro argomento ancora più scottante,
Non è revisionismo questo, non è voler chissà quale ideologia avere in testa, ma sicuramente l'amore della verità. Un archivista come lei ha citato documenti, è peccato che ci siano storici che consultano documenti e poi li rubino, e questo è molto triste. E ci dispiace che la sua tesi sia rimasta parzialmente nel cassetto, ma come ho detto i nostri atti in parte rimedieranno a questo. E sicuramente, ecco, ci ha dimostrato in maniera molto scientifica, smontando il copia e incolla, che ancora il computer non c'era, però qualcuno ha fatto copia e incolla, riportando pedissequamente questa... ci vuole poco a mettere in giro una voce cattiva, insomma, per poi in quel clima molto acceso riproporla senza verificare. Invece lo storico ci ha fatto vedere che se uno ritorna alla radice e verifica sempre le sue fonti, non dico che sempre si riscrive la storia, ma spesso... E questo processo è reversibile. Sì, penso che questo sia il senso anche del libretto della Pellicciare, che avrete l'onore di sentirla qui, Risorgimento da riscrivere, in questo senso, qui da riscrivere, non è che si deve riscrivere tutto, da riscrivere nel senso che alcune cose non sono state messe in evidenza. Io intanto nel frattempo siamo cresciuti, ho contato, abbiamo superato i 31 della volta prima, siamo 34. Io tengo sempre questo conto perché è interessante. Cioè, almeno su 40.000 abitanti ci sono 34 curiosi, perché faccio una parentesi, così rompo il ghiaccio per il dibattito, che speriamo sempre essere la parte più interessante. Io ieri sono stato a fare una conferenza per il Centro Studi Cariani di Civitanova, quindi ho portato il verbo di Annibal Caro a Montegallo, la patria d'origine di Annibal Caro, no? Annibal Caro è nato a Civitanova, ma i suoi genitori no, almeno il padre, volevo dire. Montegallo ha 600 abitanti, avevo 24-25 spettatori, vuol dire il 4%. A Civitanova, facendo i calcoli, sono 1.500-1.600 persone. Quindi, per dire, quando una cosa può interessare, avrò mobilitato tutta la scuola elementare multiclasse, 5 persone. Però insomma erano tutti in prima fila con il grembiule lavato, stirato e tutti in ordine. Che consegne avranno avuto? Non lo so, perché sono stati immobili, quasi assenti tutto il tempo. Io ero stupito e imbarazzato, perché mi aspettavo, comunque insomma, quando uno ci tiene alle cose, qui non mi sembra che tutti ci tengano. Allora volevo dire, mi ha colpito soprattutto il commento del giornale, tolta la retorica, tolta quello che vogliamo, la polemica, la voce delle Marche poi risorta recentemente dopo un lungo periodo di sonno, dicevo, almeno si poneva il problema, e anche a qualche consigliere comunale di Fermo se lo poneva, che l'onestà intellettuale non si può sempre mettere a tacere con gli ordini di scuderie, insomma. Si capiva che questa lapide che stava per essere apposta non era proprio... erano passati già 1902, no? Quindi erano passati comunque 50 anni dai fatti, dalla decapitazione, che è sempre una cosa tristissima. Qua comunque, prima cosa, rispetto per i morti, nel senso, persone innocenti o no sono state uccise, adesso noi la pena di morte non la concepiamo più. Però, dicevo, qualcuno si poneva il problema, anche dei giornalisti, adesso non sempre i giornalisti sono così obiettivi, anzi seguono le direttive più di altri. Invece due giornali si ponevano questo problema della moralità pubblica e scrivevano direttamente al ministro, oltre poi questo balzello di permessi, non permessi, insomma c'era qualcuno in imbarazzo per mettere nero su bianco una cosa. Adesso siamo abituati a raccontare cose indicibili a tutti i livelli, invece lì un po' di pudore, poi alla fine è stata messa, c'era. Per intervenire no, però ricordo di aver mandato un articolo, prima parlavi della voce delle Marche, dove presentavo questa serie di iniziative, un po' anche per far conoscere a tutta la diocesi che cosa abbiamo messo in cantiere. E mi chiedevo questo, e chiedevo anche a chi umilmente potrà o dovrà leggere, non è ancora uscito il numero di settembre, mi avevano detto che sarebbe uscito oggi il numero di settembre, invece mi pare di no.
cioè mi chiedevo come mai appunto dopo tanti anni da un lato si fa del Cardinal De Angelis, visitando diversi siti internet, il leone delle Marche e quant'altro uno può leggere proprio, e dall'altro lato il massacratore, sono proprio parole che leggevo anche da libri di storia locale che ho consultato in questi anni del mio ritorno qui a Civitanova Marche. Ecco, possibile allora che chi fa storia, certo, la storia parte sempre, mi sembra di poter dire questo, senza citare Jacques Le Goff e Fernand Braudel, parte sempre da una domanda che lo storico fa ai misteri del passato, no? Attraverso una documentazione scritta. Laddove lo storico non è in grado di, perché si fa fatica a leggere e a documentarsi. Io a volte ho provato, non qui, ma gli archivi parrocchiali di Briosco, di Verano Brianza, quando ero lì in Brianza. E so che passavo intere giornate per trovare una cosa. È fatica proprio. Nel caso in cui uno invece ha delle sue idee, ha delle sue tesi del tutto inventate e ha la libertà di scrivere ciò che vuole, allora dovranno passare forse ancora 150 anni, 200, 300 anni, prima di capire bene che cosa uno deve dire, che cos'è la storia. La storia è la ricerca attraverso documenti, quando esistono, quando non esistono, attraverso tutto ciò che lo storico si costruisce per fabbricare il proprio miele, no? Mi pare che sia una citazione dotta della storiografia delle Sannal, non so di chi sia di preciso, però ecco. E questo fa davvero riflettere molto sulle responsabilità che si hanno quando si scrive qualsiasi cosa su qualsiasi argomento, esso sia quando non c'è serietà nella ricerca storica. L'onestà intellettuale, la prima cosa che deve contraddistinguere qualsiasi persona che voglia fare informazione, mi pare, no? Se fra il pubblico c'è qualcuno che vuole fare una domanda, dovrebbe parlare in questo microfono, perché se no non viene registrata per i nostri atti che stiamo, diciamo, registrando, quindi preghiamo di eventualmente farla al microfono. Posso? Prego. Ecco, dicevo al microfono perché sennò non viene registrato. Anzitutto grazie perché ci hai dato una lezione di storia estremamente interessante. Poi magari sulla interpretazione si potrebbe dire qualcosa. Dopo il 49, dopo il 1849, è indubbio che c'è stato un periodo di una grossa reazione da parte dello Stato Pontificio, che era tornato al potere, e non è soltanto, tra l'altro non erano tre, ne erano qualcuno di più di morti, più ci sono state molte condanne a morte. Poi magari chi ha potuto e ci aveva i mezzi è fuggito e la condanna non c'è stata. Parliamo appunto dei Trevisani, Ignazio, poi se ricordo bene addirittura Monti, il babbo di Augusto Murri, sono diversi, insomma. Ossia, più ci sono state le carceri di rifermo, strabiene, sembra 150 e più persone. Insomma, la reazione
verso i liberali, insomma, non è che si può negare, c'è stata in maniera... Allora io adesso mi chiedo, se il Cardinal De Angelis era il principe cosiddetto, ossia era il capo di tutta la provincia, no? Per quanto riguardava le questioni amministrative, religiose e anche della giustizia, perché se non sbaglio era anche il capo del tribunale ecclesiastico. Allora la domanda è questa, se De Angelis era fuori da questa reazione, chi è stato allora? Chi era il responsabile? Chi è stato che ha fatto questa reazione? Ti ringrazio. I responsabili sono i soggetti politici del tempo, che avevano in mano il potere per applicare le leggi di quel tempo. No, non era De Angelis. No, no. Qui sta l'equivoco. Che De Angelis possa aver influito personalmente con la sua autorevolezza si può non negare, ma che lui abbia deciso l'applicazione della legge, questo non è mai avvenuto. Non era lui il soggetto dei tribunali, c'erano coloro che erano gli ufficiali per questo. Applicazione proprio, ma difatti io avevo intenzione di fare proprio uno studio su questo processo, perché da lì deve venire fuori quali sono le leggi del tempo che vengono applicate. Per la pena di morte che esisteva in tutti gli stati di quel tempo, eh? Uno può dire, beh, è stato pontificio, è chiaro, sì, però esisteva, era uno stato come gli altri stati, esisteva l'autorità che applicava la legge. Altro poi il discorso, no, della dimensione religiosa, dimensione spirituale, questo viene fuori, è chiaro che non è difendibile su quel piano, però il problema è un processo, 6 anni è durato, eh? E me, io ero curioso di andare a analizzare, ma con i criteri della legge del tempo, però non la legge nostra, noi ce l'abbiamo più la pena di morte addirittura, no? Quindi non, no, con le leggi di quel tempo, quali scrupoli hanno sentito in rapporto a queste morti? Che lì ci fosse un assassinio è sicuro, gli autori di questo assassinio sono 5 persone che sono state denunciate, di cui queste 3 sono diventate martiri semplicemente perché uno privatamente ha detto ma sono stato io con un altro, quelli no. Si andrà in tribunale di questo, come si fa? E risulta dal ristretto che il tribunale ha preso atto di questa faccenda, l'ha analizzata e non gli ha dato calcolo perché era interessata per altri motivi questa confessione. Quindi il problema è di andare a studiare il processo, io magari si trovassero gli atti, non so perché non si riesce a trovarli. Guardate con gli archivisti più nell'archivio di Stato di Roma, di Stato, quindi perché lo Stato Pontificio, no, c'è un archivio adesso di Stato, no, non solo l'archivio Vaticano, ma proprio di Stato. Mi diceva Lodolini, che era allora il presidente, l'abbiamo cercati per tanto tempo, non siamo riusciti a trovarli da nessuna parte. Chi l'ha fatti scomparire? Oh, saranno scomparsi? Dove stanno? Staranno in qualche... Nel archivio arcivescovile di Fermo, come dice Leti, sicuramente non c'è. Loro lo dice, ma non è andato a consultare perché non è esistito mai. Che siano stati rimandati. A Fermo cominciò il processo in prima istanza. Poi abbiamo documenti che fu mandato tutto a Roma, in seconda istanza. E non tornò più il materiale a Fermo. Se qualcuno riuscirà a trovarli, farà una scoperta e ci farà anche un lavoro da pubblicare, certo. Però bisogna studiare gli atti di un processo per stabilire se erano innocenti o no. Sono stati condannati come autori di un omicidio. Che vuole che le risponda? Non c'ho altro da rispondere, è così. Io veramente... aspetto il tempo in cui questi documenti possono venire fuori. Speriamo che vengano fuori.
però da studiare, se no di cose si possono dire tante, no? Ognuno ha un modo di ognuno ha un'opinione, può dirla, ma è un'opinione da verificare. Ecco, io vorrei specificare, non è che un morto, due morti, tre morti è una macabra conta, era una guerra dichiarata, non dichiarata, strisciante, non strisciante, noi, anche perché per fortuna siano passati tanti anni, quindi insomma, quando anche ci fossero dei parenti, insomma 150 anni sono 150 anni, noi stiamo cercando quindi non di fare appunto questo conto che basta un morto per indignarsi, appunto poi non abbiamo più la pena di morte per fortuna, quindi questa sensibilità almeno collettiva è cresciuta, certo poteva fare più dispiacere che anche lo Stato Pontificio era proprio terreno da questo punto di vista, perché c'aveva la pena di morte e magari non era... Abbiamo visto però, qui stiamo cercando di riabilitare la figura del Cardinal De Angeli attraverso storie che storici stanno tirando fuori e smontare le accuse infamanti e infondate che sono state fatte e tramandate solo per gettare discredito sul personaggio. Quindi che queste persone siano state condannate a morte è sicuro, molto probabile che erano colpevoli. Adesso, anche il fatto che non si trovino più gli atti, qualcuno li avrà fatti sparire deliberatamente. Si può presumere, perché magari era un caso scottante. Io ammetto, questa lapide non l'avevo mai notata, fermo, prima di questo intervento, non pensavo che fosse più così intrigante per gli storici, naturalmente, questa storia, però è molto probabile che con tutta quella faccenda del 1902, se qualcuno ha potuto eliminare le prove, le ha eliminate all'epoca. Perché insomma erano in fondo tre persone, come ne sono state, come diceva il Signore nel suo intervento, tanti sono stati giustiziati. Perché proprio di quei tre non si trova la documentazione? Ecco, può darsi che nel 1902 gli interessi politici convergenti o ideologici abbiano fatto in modo di far sparire proprio quelle carte per non poter più risalire, almeno per adesso, alla... Io voglio anche sottolineare il nostro sottotitolo, adesso noi vediamo in modo confuso come in uno specchio, cioè noi raffiniamo sempre, se abbiamo delle buone intenzioni, il nostro giudizio critico per cercare di arrivare alla verità, scevri da ideologie e da preconcetti. A 150 anni di distanza stiamo capendo che ancora è difficile, perché gli uomini sono sempre uguali per certi versi. La verità la sapremo solo io, nell'altro mondo probabilmente, però lo storico, se è corretto, cerca di andare più vicino possibile a questo. E quindi il cardinale possiamo dire che è stato ingiustamente calunniato per motivi politici. In questo, il resto voi. Si ottenne per gli autori del suo arresto la completa pena, no? Abbiamo sentito, ha ottenuto dal Papa chiese anche, De Angelis, abbiamo documentazione proprio, ripetutamente, la salvezza di Monti, che era di Fermo, Monti, Tognetti e Monti, che furono condannati a morte a Roma, perché avevano fatto un'azione di carattere, diremmo oggi, terroristico, chiameremo oggi, sì, fa saltare per aria una caserma. È intervenuto più volte, insistendo, gli hanno risposto no, questa volta no, è troppo grave. Allora, sicuramente, se non ci sono altri interventi, ringraziamo il nostro relatore che ci ha illuminato e tutti torniamo a casa con delle informazioni più precise e poi ci faremo il nostro giudizio, naturalmente. Nel ricordare il prossimo appuntamento, che sarà appunto il 16 ottobre, Don Bosco, l'emergenza socioeducativa nel periodo risorgimentale per la formazione dei nostri cittadini e buoni cristiani, col professor Aldo Giraudi. Intanto volevo
ringraziare ancora una volta il nostro relatore e fargli dono di alcune pubblicazioni. Anzitutto un ricordo, il manifesto di questa giornata, così c'è un ricordo tangibile, e poi ci sono delle pubblicazioni, il nostro ultimo libro, Civitanova Immagini e Storie, che tante soddisfazioni ci ha dato ultimamente e anche tanti grattacapi, perché quando uno è famoso, l'abbiamo distribuito gratuitamente in 900 copie, poi attira anche l'invidia di chi invece non ha pubblicato. La rivista Archeopiceno, perché queste iniziative sono fatte insieme alla parrocchia di San Marone, insieme alla parrocchia di San Paolo Apostolo e all'Archeo Club, e quindi anche qui è uscito la pubblicità di questi nostri di queste nostre manifestazioni. Una stampa fatta appositamente per questo ciclo di conferenze, c'è in sala anche oggi l'artista Salvatore Negro, che ormai da 3 anni ci accompagna in questo tipo di richieste, e l'ho fatto vedere l'altra volta, c'è una cartina dell'Italia, un tricolore appena accennato, altri sorgimenti, la data, e poi c'è una persona femminile che guarda, che può essere interpretata in vario modo, e ognuno ci vorrà mettere quello che vuole. È l'Italia, è la storia, è la verità, insomma, si potrà discettare su questo. E poi anche una stampa qui dell'opera salesiana di San Marone. Quindi ringraziamo, e naturalmente anche su Civitanova qualcosa, insomma, torna con del materiale di studio. Ringraziamo ancora il nostro relatore, grazie di essere intervenuti, avete sicuramente onorato il nostro impegno. Ci vediamo con altri risorgimenti il 16 ottobre, sempre alle 21, nel teatro.